Siamo qui per parlare di Juventus-Parma, gara che abbiamo portato a casa e con appunto questi gol di Cristiano Ronaldo ci siamo portati anche sopra l'Inter, finalmente in maniera un po' più staccata, nel senso siamo a più 4 se non sbaglio, non dico che siamo stati tranquilli, però comunque è una bella boccata d'ossigeno. Però, e ribadisco, oltre alla boccata d'ossigeno bisogna evidenziare cose positive e cose negative. Cose positive, la Juventus ha giocato una buona gara a livello di, diciamo, di possesso, ha fatto una buona gara a livello di cinismo sotto porta perché Ronaldo alla fine ha concretizzato, ha fatto buone gare, eccetera, eccetera. Quello che non è piaciuto della Juve, e penso non sia diciamo, un problema solo mio, ma credo sia un problema un po' di tutti, è l'aver visto una squadra come il Parma stare quei 10-15 minuti nella nostra metà campo. Ecco, quella bisogna un po' migliorarla, perché se al posto del Parma ci fosse stata una squadra un po' più tecnica noi avremmo preso più di un gol. Quindi quella è una cosa da migliorare assolutamente in virtù degli avversari che noi affronteremo. Per il resto, mi sarebbe piaciuto vedere Dybala totalmente in campo, purtroppo è stato cambiato. Ho notato che ogni volta che cambia Dybala, oltre alla polemica che si porta dietro questo ragazzo, la Juve si abbassa di baricentro in maniera violenta, cioè la Juve sostituisce Dybala, entra un giocatore come Douglas Costa che dovrebbe teoricamente allargare il gioco o comunque alzare il livello, e anziché alzare il livello, allargare il gioco, assistiamo a un giocatore che viene isolato dal resto della manovra perché nessuno lo serve, e al tempo stesso una squadra che si abbassa, perché paradossalmente anche se tu metti un attaccante, tu in quel momento stai togliendo un attaccante che ti fa collante fra i reparti. Perciò è importante che Dybala giochi a tutto campo, perché Dybala riesce ad armonizzare, riesce a organizzare, più che quell'altro termine, il gioco della squadra in maniera molto molto elegante, in maniera molto, diciamo, decisa, in maniera molto, diciamo, particolare, ecco. E questo si vede, perché dal momento in cui la Juve non lo fa e lo fa sostituire, la Juve a un certo punto, cioè il livello della difesa a un certo punto si è abbassato sempre di più. A un certo punto siamo arrivati con Higuain e Douglas Costa che stavano praticamente sulla linea delle mezzale. Quelle sono cose che vanno trattenute. Allora, o mantieni Dybala in campo o impari a qualcuno all'interno della squadra a prendersi quelle responsabilità quando Dybala esce, perché rischi poi, diciamo, di prendere gol in maniera molto più, diciamo, semplice rispetto ad altre volte, se ci fosse, se c'è una squadra magari un po' più forte del Parma. Ecco qual è il discorso. Poi, volevo sottolineare la grande prestazione di De Ligt, volevo sottolineare la buona prestazione da parte di Higuain, che da subentrato, secondo me, è entrato bene all'interno del sistema e ha fatto una buona gara. E ovviamente la prestazione, volevo ovviamente sottolineare quella di Ronaldo, che voglio dire, ha fatto due gol, non c'è nulla da dire da questo punto di vista. Diciamo che è una Juve che non è stata neanche la metà di quella vista contro l'Udinese, perciò dicevo, ragazzi, portiamo comunque, stiamo calmi, portiamo, non esaltiamoci, però è una Juve che almeno ha vinto. E come dicevo l'anno scorso, ci importa nulla della qualità del gioco, l'importante è vincere.